Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping su marketplace. Oggi andiamo a parlare di fornitori cinesi, ti esporrò cosa ne penso, quali sono i vantaggi e quali sono i svantaggi, nella mia opinione, su perché dovresti e soprattutto su perché non dovresti usarli. Quindi resta in questo video. Ragazzi, bentornati, sono Daniele, per chi mi conosce sapete che tratto argomenti principalmente di dropshipping sui marketplace come eBay, Amazon, Walmart, ma parlo anche di Shopify, di finanza personale, di ricchezza e crescita personale e oggi voglio parlare con voi appunto di dropshipping e dei fornitori cinesi. È un argomento che non ho forse mai trattato nel mio canale in modo dettagliato. Ma questo non vuol dire che non ne capisca, non vuol dire che non ne possiamo parlare. Perché non ne ho mai parlato? Perché io non utilizzo nel dropshipping fornitori cinesi e ora andremo a vedere anche perché, anche se ci sono diversi vantaggi, ma gli svantaggi sono molto di più. Comunque, ora andiamo un attimo a vedere. Dobbiamo però fare una premessa, dobbiamo capire un attimo perché si utilizzano principalmente i fornitori cinesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Allora, innanzitutto il vantaggio qual è? Ovviamente, ragazzi, utilizzando fornitori cinesi, il vantaggio principale è il margine, ok? Perché acquistiamo prodotti a prezzi molto competitivi rispetto magari ad altri fornitori locali e quindi abbiamo molto più guadagno. Altri vantaggi dei fornitori cinesi? Non ce n'è. Questo è l'unico vantaggio, ragazzi. Cioè, diciamolo chiaro, l'unico vantaggio di utilizzare un fornitore ubicato in Cina è il prezzo. Andiamo a vedere un attimo una serie di svantaggi. Sicuramente molti di voi conosceranno i vantaggi e gli svantaggi, lo so, però è ovvio, dobbiamo un attimo fare uno schema per capire i vantaggi e gli svantaggi e poi possiamo parlare, possiamo scambiarci. Anzi, posso dirti la mia opinione, così puoi capire tutto l'argomento. Quali sono i maggiori svantaggi dei fornitori cinesi? Ovviamente i tempi lunghi di spedizione. Questo, ragazzi, è uno svantaggio perché molti dicono: ah, va bene, basta dirlo. Sì. Allora, ragazzi, siamo nel 2021. Nel 2021 non è improponibile. È improponibile offrire una spedizione a 60 giorni. Nei tempi di Amazon, nei tempi di startup sia italiane che estere che offrono spedizione un giorno, offrono spedizione 2 giorni, i sistemi logistici mondiali che si stanno espandendo per essere sempre più veloci, consegne aeree, consegne a casa, consegne dentro casa mentre non ci sei. Consegne col paracadute, ormai ti consegnano in qualsiasi modo, arrivi tu e gli dai una spedizione a 60 giorni. È ovvio che la cosa stona, cioè, credo, anzi sono sicuro che nessuno può obiettare questo, stona la cosa, non è possibile. Già qui ci potremmo fermare il video, però no. Ovviamente non sono scontato, andiamo a affrontare anche gli altri argomenti. Già qua però potremmo finire il video. Perché? Perché è improponibile? Allora, io non sto dicendo, chiariamo perché poi qua ne può nascere un dibattito, non sto dicendo che non puoi, che non possiamo fare profitto con i fornitori cinesi a spedizione 60 giorni, puoi farlo, puoi fare profitto anche a spedizione 1 anno con le prevendite, non sto dicendo questo, ok? Non, cerchiamo di non sviare le mie parole, sto dicendo che io parlo, ti voglio trasmettere un mindset di business a lungo termine, ti voglio trasmettere un mindset di un sistema, di una struttura aziendale, una struttura da creare, ok? Perché le strutture aziendali, ragazzi, le strutture di business, un business non si sviluppa dopo, cioè non si crea prima e si sviluppa dopo, devi partire dalle fondamenta, è come una casa, quindi devi gettare buone fondamenta, perché se non getti buone fondamenta, tutto il resto crolla, ok? Quando inviti degli ospiti a casa ti crolla tutto, più o meno, il discorso è questo. Quindi tutti quei YouTuber che voi vedete in giro, tutte quelle persone che hanno i canali, hanno i gruppi Facebook, i gruppi Telegram, 10.000 iscritti, 8.000 iscritti, e li vedete? Dopo anni, persone che trattano dropshipping da anni,
Io vedo, sono nel campo da 3, 4, 5 anni e li vedo tutt'oggi fare video su YouTube, ma non solo loro, di cambiare store, cioè crea questo store, cerca questo prodotto, vendi questo per fare profitto. Voi, io ho una rubrica, se voi vedete, di prodotti da vendere su quel periodo, ma non è un prodotto, sono prodotti più che altro stagionali. Io vi implico perché ovviamente il mercato è fatto di stagionalità. La differenza con queste persone è che vi indicano monoprodotti non stagionali, non c'entra niente, che sono, secondo loro, richiesti nel trend, che poi il trend non c'entra niente, è questione di come presenti il prodotto, perché i trend non sono questi che ti fanno vedere su YouTube, sono tutt'altra cosa. Ma è impensabile che dopo tutti questi anni questa gente sia ancora a fare video su, o comunque loro stessi, perché poi i soldi non li fanno così, ragazzi, non ve lo voglio dire, non ve lo volevo mai dire, i soldi non li fanno così, i soldi li fanno con i corsi, che non c'è niente di male, li fanno con le consulenze, che non c'è niente di male. Io sono il primo, faccio consulenze, ho un corso dropshipping, chilometrizero.com, l'unico corso che ti insegna a fare dropshipping su eBay, ma non è questo il punto è la strategia. Dopo anni, una persona che è da anni nel commercio, perché non è dropshipping, è commercio, ragazzi, dovrebbe avere una struttura aziendale. Cosa significa avere una struttura aziendale? Significa avere uno o più negozi strutturati, con dietro uno staff, con dietro un sistema organizzato, automatico di evasione, ordini di pubblicizzazione prodotti. Questo è quanto riguarda Shopify. Non mi sto dissociando, ragazzi, dai fornitori. So che dobbiamo parlare dei fornitori, ma se io non ti spiego questi concetti, non possiamo affrontare l'argomento che viene dopo. Quindi dovrebbe avere una struttura organizzata, dovrebbe avere un brand, ok? Non ha senso aprire e chiudere, non so più come dirlo, non ha senso aprire e chiudere negozi se non costruisci un brand. Stai perdendo tempo, se puoi fare i 2, 3, 4 mila euro per giocare, per avere quell'entrata per comprarti la PlayStation 5, per comprarti tutto un iPhone, va bene, gioca, ma stai giocando, devi esserne consapevole, ok? Quindi queste persone che ti fanno vedere tutti questi video non funzionano, non è un metodo che funziona, infatti. Ragazzi, li vedete tutti sui gruppi a vendere i negozi. Vendo negozio altamente scalabile, vendo negozio, li sapete meglio di me. Perché chi è che venderebbe un negozio che ti può fare fatturare mezzo milione in un anno per 200, 300, 500 euro? Nessuno. È ovvio, ragazzi, che c'è qualcosa. Magari il negozio funziona, il prodotto funziona, ma sono loro che non sono capaci a creare una struttura aziendale, fare degli investimenti. Tutto questo serve, tutto questo quando crei un brand, ok? Abbiamo chiarito questo. Cosa c'entra tutto questo con la spedizione alla Cina? C'entra che se tu vuoi utilizzare i fornitori cinesi, li puoi utilizzare, ma in un altro modo, che ora andiamo a vedere. Ma non puoi offrire una spedizione a 60 giorni, perché nessun brand serio ti offrirebbe una spedizione a 60 giorni, a meno che non sei AliExpress. Se sei AliExpress, ok, lo puoi fare, ok? Ma non sei un venditore. AliExpress non è un venditore, è un marketplace. Questo è il concetto delle spedizioni. Qual è un altro grande svantaggio, ragazzi, dei fornitori cinesi? Un altro grande svantaggio dei fornitori cinesi è la mancanza di un tracking numbers, o quando è presente il tracking numbers, il codice di tracciabilità, si ferma, cioè si inizia da quando entra nei paesi europei, solitamente non è tracciato dentro la Cina stesso. E questo ovviamente rimane un codice tracciabilità che non funziona magari per 20 giorni, i clienti si allarmano, i clienti pensano che sono stati truffati, giustamente, anche io lo penserei, cioè un codice tracciabilità non mi funziona dopo 20 giorni, penso una truffa. E che cosa succede? Vi cominciano ad aprire i chargeback su PayPal, vi cominciano ad aprire le controversie, vi cominciano ad aprire i chargeback su Stripe, su Shopify Payments e quant'altro. I processi di pagamento, quindi PayPal, Stripe, vi bloccano il conto, vi chiedono il vostro business model, rientrate in una categoria di business model ad alto rischio, perché questo è, e non è l'alto rischio dropshipping, ok? Non confondiamo le cose. L'alto rischio non è dropshipping, l'alto rischio è quello che fate voi a mandare oggetti alla Cina, in questo modo, e vi bloccano i conti. E poi voi andate a gridare la truffa. No, non sono truffe, siete voi che avete un business model che non funziona. E il vostro business finisce ancora prima di iniziare. Questo è un altro svantaggio. Perché, ragazzi, poi come vi dico sempre, il customer service è la prima cosa quando fate un'attività di commercio. Il cliente,
Pensate, Amazon non sarebbe in nessun posto se non avesse avuto cura del cliente. E ovviamente non è dare un codice di tracciabilità che non serve un mese e una spedizione a 60 giorni, non è dare un customer service, un customer care di tutto rispetto ai clienti. Questo è un altro svantaggio. Un altro svantaggio ancora, ragazzi, i prodotti difettosi, i resi. Cosa fate? Un prodotto difettoso che fate? A quel punto io dovete lasciare e ci perdete denaro. Con fornitori locali potete avere accordi o sistemi in cui potete fare rientrare l'articolo e potete recuperare i soldi spesi, ok? Questo è un altro svantaggio. Ora, non sto dicendo che non potete usarlo, ripeto, potete utilizzarli, può funzionare, non sto dicendo che non si possono fare soldi, c'è gente che fa soldi. Ma è una cosa fine a se stessa, fate soldi a breve termine, dovete stare tutta la vita ad aprire e chiudere negozietti, cercare il prodottino e tutta questa storia, ok? Non avete mai un sistema organizzato aziendale. In quale caso io reputo che i fornitori cinesi possono essere utilizzati per il dropshipping? In un solo caso. E ovviamente vi serve budget. L'unico caso in cui io vi consiglio di utilizzare fornitori cinesi è quello di comprarvi degli stock, ok? Quindi avete già i vostri prodotti che vendono, avete il vostro negozio, in quel caso fate la prova, con qualche spedizione, ma massimo 30-50, in mia opinione, se il prodotto è richiesto, se avete una strategia di marketing funzionante, avete una pubblicità che funziona, che attira, un servizio al cliente che potete supportare, cosa fate? Comprate degli stock di quel prodotto e lo mandate in un centro logistico europeo o americano se vendete in America. Cosa significa? Significa che ci sono delle aziende praticamente in tutti i paesi, anche in Italia, in base a dove dovete spedire, che tengono, sono dei magazzini che prendono la merce per voi e si occupano di spedirla, ovviamente dietro un costo, dietro solitamente una membership più dei costi fissi, e si occupano di spedirla ai vostri clienti. In questo modo avete una spedizione di tutto rispetto dai 2 ai 5 giorni in base al paese dove stoccate, in base al paese dove spedite e non arriva alla Cina, avete un codice tracking, avete un fornitore che si occuperà dei resi, avete un fornitore che vi garantisce le spedizioni. Se avete problemi avete qualcuno con cui potete parlare, non dei cinesi che magari non capiscono la vostra lingua e che non capiscono l'inglese o voi non parlate l'inglese, insomma la cosa diventa complicata. Questo è l'unico modo in cui consiglio di utilizzare fornitori cinesi. In questo modo potete creare degli stock. Potete anche metterli su Amazon. Se siete registrati a Amazon, potete mandarli nei magazzini Amazon e usare la logistica FBI di Amazon per spedire gli ordini, ok? Per esempio, io sono esperto di dropshipping da Amazon, come molti di voi sapranno. Se non lo sapete, andate a vedere il mio canale. A proposito, ricordatevi di iscrivervi e mettere like ai miei video in modo da aiutarmi a crescere. Siamo quasi 1000 iscritti. Quindi metti like, iscriviti, in questo modo mi aiuti a spingere l'algoritmo di YouTube. E detto questo, ragazzi, penso che non ci sia molto, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, ma questi sono gli argomenti principali di cui ti volevo parlare per i fornitori cinesi, sulla mia opinione. Nel 2021 non è pensabile dare un servizio di questo ai clienti. Quando tu fai un commercio, qualsiasi tipo di commercio, online, offline, ristorazione, al dettaglio, all'ingrosso, ok? Il mindset devi avere è: se io fossi cliente di me stesso, sarei soddisfatto, acquisterei da me stesso. E la domanda che ti faccio: tu acquisteresti da te stesso con una spedizione a 60 giorni senza codice tracking? Risponditi a questa domanda e in base alla risposta che ti dai, puoi configurare il tuo business model e cominciare a costruirlo. Grazie di essere rimasto fino alla fine, sono Daniele, ci vediamo al prossimo video, ciao!